Meditazione nell'acqua di mare. Alziamoci la Kundalini. Possiamo anche dire, ma Kali mi sta proteggendo. La prima volta, la seconda volta, ma Sarasvati mi sta proteggendo. La terza volta, ma Lakshmi mi sta proteggendo. Ci diamo i sette bandan. Possiamo, senza contare anche, mettere l'attenzione sui chakra. Il primo, il Muladhara, il bandan, lo Svadhisthana, il Nabhi, il cuore, i Shudhi, l'Agnya, settimo banda per il Sahasrara. Iniziamo la meditazione. Mettiamo l'attenzione al nostro Muladhara, la mano destra verso l'acqua, la sinistra verso il cielo, verso l'acqua, verso il mare. Diciamo il mantra Shri Ganesha. Om Tvameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Mettiamo ora l'attenzione verso l'acqua e mettiamo tutte e due le mani rivolte verso l'acqua e intoniamo il mantra Ashri Jalatattva. Jalatattva è il principio dell'acqua dentro di noi. Il principio è l'aspetto sottile dell'acqua, non la parte grossolana. Shri Jalatattva. Om Tvameva Sakshat Shri Jala Tattva Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namam. Ancora con le mani rivolte verso l'acqua, ma questa volta verso la terra. In questo caso è il sale. Il sale è l'aspetto della madre terra nell'acqua. Sempre il principio sottile, l'aspetto sottile della terra e del sale. Intoniamo il mantra Ashri Bhumi Devi. Om Tvameva Sakshat Shri Bhumi Devi Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Poniamo adesso l'attenzione al nostro canale centrale dove risiede il principio di Malakshmi. Malakshmi è la forma evolutiva di Lakshmi. Lei diviene Malakshmi quando noi abbiamo superato e attraversato i primi tre chakra, che è la materia dentro di noi, per raggiungere livelli più sottili, più spirituali, per innalzarci verso il nostro sé. E lei è il principio di Malakshmi dentro di noi. Shri Malakshmi.
Om Tvameva Sakshat Shri Malakshmi Sakshat Shri Adishakti Matavi Shri Nirmala Devi Namo Namah. Poniamo adesso tutte e due le mani sul cuore centro e diciamo, intoniamo per 12 volte il nome di Sri Jagadamba, la madre primordiale, dentro di noi, nel sospetto sottile, di coraggio, di preservazione delle malattie, di anticorpi. Sri Jagadamba. Sri Jagadamba, 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 Jagadamba. Jagadamba. Poniamo adesso il nostro dito indice nella fossetta della nostra gola, dove è morbido. Intoniamo il mantra, puliamo il nostro Vishuddhi con l'etere, alziamo la testa verso il cielo e intoniamo il mantra Sri Radha Krishna. Om Tvameva Sakshat Sri Radha Krishna Sakshat Sri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namah. Mettiamo adesso le nostre dita, l'indice destro e l'indice sinistro, nelle nostre orecchie e chiudiamo, però con il palmo rivolto verso l'alto, verso il cielo. I due palmi rivolti verso l'alto. E intoniamo il mantra Allahu Akbar 16 volte. Dio è grande. Allahu Akbar. 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 Rivolgiamo ancora le mani verso il cielo, in segno anche di gratitudine verso nostra madre, verso Dio, verso il divino, nei confronti della Adishakti. Mettiamo adesso l'attenzione sul nostro Agni Chakra. Facciamo dei bandhan con la mano destra intorno al chakra e offriamo i nostri pensieri all'acqua. Tu
pensieri all'acqua, al principio dell'acqua. Shri Maria Gesù. Om Tvane Vasachat. Shri Maria Gesù Tachat. Shri Adishakti Mataji. Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Con la mano destra raccogliamo ancora dal Muladhara, lungo il canale centrale, la nostra energia madre Kundalini. Accompagniamola fino al nostro sé, nel cuore, e raccogliamo anche il nostro sé, lo spirito, che insieme raggiungono il Sasrara, il cuore del Sasrara. Ringraziamo ancora Shri Mataji per averci donato la realizzazione del sé, per averci reso consapevoli. Intoniamo i tre mantra del Sasrara. Om Tvame Vasachat Shri Mahalakshmi Mahasarasvati Makali Trigunatmika Kundalini Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namam Om Tvameva Sakshat Shri Kalki Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namam Om Tvameva Sakshat Shri Kalki Sakshat Shri Sasrara Swamini Moksha Pradayini Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha Alziamoci la Kundalini ancora, mettendo l'attenzione sul principio di Mahakali, prima volta facciamo un nodo, l'attenzione sul principio di Mahasarasvati, la seconda volta due nodi, ancora per la terza volta sul principio di Mahalakshmi, tre nodi, leghiamo la nostra Kundalini sul Sasrara. Chiudiamo il banda, sette banda. Jai Shri Mataji. I gabbiani ci hanno tenuto compagnia.